Allora, mi state quindi dicendo che i tifosi dell'Inter, che l'altro giorno si sono scagliati giustamente contro quelli che noi presumiamo siano juventini, che hanno augurato la morte alla neonata figlia di Simeone. Scusate se parlo un po' male, che c'è una guancia gonfia per l'operazione. E mi stai dicendo che quindi gli interisti che si schieravano contro gli juventini, facendosi insomma paladini del corretto esprimersi sui social, sono gli stessi che hanno insultato la memoria di Davide Astori e augurato la morte all'allenatore Pioli? Quindi era soltanto uno schieramento di convenienza quello dell'altro giorno. In realtà ammazza ammazza tutta una razza, insomma. Vabbè, tanto giustamente arrivano anche i commenti su Instagram. E che dire? Io sono sempre più schifato, la Fiorentina ha detto che perseguirà per le vie legali questi cialtroni che hanno commentato questo, che per la maggior parte magari saranno bambini piccoli, non fa niente, perseguiranno le famiglie, perché se una famiglia ha cresciuto un bambino testa di cazzo è giusto che paghi le conseguenze. E ovviamente si parla, credo e spero, di sanzioni pecuniarie, perché soltanto quando tu vai a toccare il portafoglio degli italiani, l'italiano capisce quanto è stronzo e abbassa la testa. Quindi niente, spero che la Fiorentina dia veramente seguito a queste sue decisioni di perseguire, perché non se ne può più di questa comunicazione. Siccome non interviene il social in questione, in sé per sé, a fermare tutto questo scempio, allora è giusto che chi è parte lesa lo faccia. Un saluto e sempre calcio pa. Ciao.